Il generale Roberto Vannacci non vuole passare per razzista e omofobo, ma non fa nessun passo indietro dopo lo scoppio della polemica sul suo libro Il mondo al contrario. Le critiche sono arrivate anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha annunciato un esame disciplinare per il militare. In due interviste rilasciate al giornale e al quotidiano nazionale Vannacci si difende e dice: «Niente passi indietro. Se metterò a rischio la carriera lo avrò fatto per una giusta causa, la lotta al pensiero unico». Nel suo libro snocciola una serie di giudizi omofobi e prese di posizioni contro femminismo, migranti e ambientalismo. Nelle interviste è più moderato e afferma: «Io mi posso tranquillamente definire una persona non normale. In tutto quello che ho fatto, nella mia vita e nella mia carriera militare, sono uscito dalla normalità. Gli omosessuali non sono normali, tanto quanto non lo sono io. Sono una persona che ha fatto scelte diverse, cose e di cui vado fiero. E sarei altrettanto fiero se fossi omosessuale». Il generale afferma di non essere razzista perché ha combattuto in Iraq. Il fatto di avere combattuto fianco a fianco, mano nella mano, con persone di etnia africana, medio orientale, tajiki, rivela proprio che l'accusa di razzismo è un'invenzione dei media. «Senza mai tirarmi indietro ho rischiato la pelle per ideali e principi di etnie diverse, se non le vogliamo chiamare razze. Ma con questo non voglio dire che non esistono etnie, culture, civiltà diverse. Mi sono battuto in giro per il mondo per il mio paese e accanto a molti popoli. Ne ho salvati tanti, sono stato al loro fianco. Ho rischiato la mia vita e quella dei miei uomini. Non ho nulla contro queste etnie. Lo do per scontato e non lo devo dimostrare. Però non mi si venga a dire che siamo tutti uguali perché non lo siamo. Il mondo è bello anche per la sua diversità». Iscriviti al canale.